10 punti in 7 partite, decimo posto in classifica, 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Se il girone C di Serie C finisse oggi, l'audace Cerignola sarebbe ai playoff. Parola che non vuol sentir pronunciare il direttore sportivo Elio Di Toro, che guarda giorno per giorno, partita per partita, in un calendario ancora difficile che vedrà il Cerignola, almeno secondo lui, lottare fino all'ultimo per la salvezza. Sono una persona che pensa molto sul quotidiano e poco a lungo termine perché il calcio è fatto di situazioni, è fatto di risultati, è fatto di tante cose. Siccome non mi fido del calcio in generale, perché i risultati sono sempre quelli che poi vengono a condizionare qualsiasi giudizio. Ecco, mi piace pensare quello che mi ha sottolineato sul fatto di costruire, di esprimere un bel gioco, una bella organizzazione, e questo credo che sia propedeutico per fare piano piano quei passi e quel salto di qualità, anche come mentalità, per poter poi nel tempo poter ambire a fare qualcosa di più. Ma oggi non c'è ancora questo tipo di consapevolezza perché siamo una squadra nuova, perché dobbiamo e abbiamo la necessità di guardare al presente con grandissima umiltà e con grandissima determinazione. Poi, dopo quello che dirà il campo, sarà una conseguenza. Oggi abbiamo solo la necessità di combattere per poter raggiungere il prima possibile la salvezza.